saluto a tutti qui del Pippo. Oggi è una giornata molto molto particolare perché, come avete visto nel titolo del video, ebbene sì, è successo. Cioè, più che successo, succederà, però quando lo vedete voi è già successo, quindi succederà, e ve lo dico mentre già è già stato fatto, quindi ebbene sì. Ho deciso di fare il trapianto dei capelli semplicemente per una questione mia personale. Abbiamo meditato sull'anno 2023, di cosa ci può portare, e in questo anno 2023 mi ha portato a fare questo cambiamento. Quindi io in questo video vi farò vedere il mio viaggio, tutto il mio percorso per arrivare a fare questo trapianto. Io verrò sicuramente rasato a zero, quindi per un periodo i miei contenuti sarò con tutto un pulcino pio, che sembrerò un pulcino spennacchiato, ma semplicemente perché non potrò mettere più capelli, non potrò più per i primi mesi, non potrò tagliarli ovviamente, perché devono comunque attecchire, e allora e quindi questo sarà un periodo in cui mi vedrete in questa maniera. Quindi io ho deciso di mostrarvelo, ho deciso di fare questo video dimostrativo, che comunque non c'entra niente con il canale, però visto che il canale riguarda la mia persona, quindi quello che sono io, è giusto che vi spiega il motivo per cui l'ho fatto, o il motivo per cui in questo periodo sono stato un po' più assente. Quindi mi raccomando, seguitemi, continuate il video e vedrete tutto il percorso, perché domani mattina io avrò l'aereo e partirò per Istanbul. Quindi ci vediamo domani, ci vediamo all'aeroporto e buona visione. Buongiorno, è mattina, molto presto. E così arriviamo alla stazione dell'autobus di Torino, dove ci aspetterà un bel viaggetto. E beh, una dormitina c'è stata perché svegliandoci sì presto, c'erano le 6, 5 gradi, ci voleva. Ma subito ci ritroviamo a mangiare una buona colazione, perché lì in Turchia non sappiamo come sarebbe andato a finire, quindi ci ritroviamo subito al gate di Istanbul, pronti per la partenza. E quindi dopo una capatina veloce verso l'aereo, eccoci che scegliamo il primo film, perché a breve l'aereo sarebbe partito, e quindi nella partenza molto burrascosa, perché comunque era tutto nuvoloso, che bello che si vedevano le montagne, era un panorama eccezionale, ma ci ritroviamo subito in mezzo alle nuvole. Queste nuvole dove mi hanno fatto un po' paura, vedete come le ali sbattevano, mamma mia. Però sopra, dopo aver sorpassato le prime nuvole, era tutto bello con il sole, finalmente. Ed ecco che arriva il pranzo. Dopo una veloce mangiata, subito ci ritroviamo vicino a Istanbul. Infatti a breve ci sarà l'atterraggio. Era molto interessante il cielo, perché era molto caldo. Ma via subito, dopo l'atterraggio scendiamo andando a prendere il nostro primo bagaglio, e subito ci ritroviamo con un microbus che ci è venuto a prendere, un taxi personale che ci avrebbe portato all'hotel. Paesaggio davvero suggestivo, con questo, diciamo, ambiente un po' particolare. La Turchia, con un sole bello rosso, c'erano 18 gradi, si stava molto bene, finalmente. Ed eccoci che già arrivati all'hotel. Un hotel molto interessante, molto bello, ma c'era il letto che era molto invitante. Quindi la prima cosa che ho pensato di fare: proviamo questo letto, che volevo vedere se era a prova di bomba, molto interessante. Adesso che ci siamo ristorati, ho fatto anche una bella doccia rigenerativa. Voglio andare a mangiare il kebab turco, perché andiamo a mangiare il kebab turco, e sono molto curioso, quindi seguitemi, andiamo a vedere cosa ci offre questa città, Istanbul. Quindi usciamo subito e ci ritroviamo alle moschee. Molto bello, una città davvero davvero interessante. Qui era dove alloggiavo, in questo hotel. Mi ritrovo in un
kebab baro dove ho preso il più grande che potevo trovare, con patatine e tutto. E dopo aver ascoltato la preghiera, il richiamo alla preghiera, ci hanno portato il tè. Ero molto curioso di assaggiare questo tè turco. Si chiama proprio così, Turkish Tea. Quindi volevo assaggiare e subito ho scoperto che era un semplice tè come il tè delle bustine che abbiamo anche noi. Una breve escursione verso la viuzza, le viuzze di Istanbul, molto interessante, c'erano anche tanti dolci, tante cose da mangiare e abbiamo visto anche cozze marinate, erano in tutti gli angoli. Anche lo street food era interessante, lì facevano del pesce, era molto curioso, ma io dopo aver mangiato tutto quel kebab ero già strapieno. Ci addentriamo ancora di più e scopriamo tutte queste vie. Anche perché sarebbe stato difficile farlo il giorno dopo perché avrei avuto l'operazione. Quindi ci avviamo verso l'hotel e ci vediamo domani. Buongiorno, oggi è il gran giorno e andiamo a fare questa operazione. Perché vi devo di qua. In realtà è come se fosse ancora notte perché qui, come vedete, è ancora notte, ma è mattina davvero presto, quindi mi verranno a prendere alle 8, sono quasi le 8 e infatti ci stiamo preparando per questo viaggetto, in questa esperienza. Dai, seguitemi, vediamo cosa riesco a riprendere, perché comunque sarà un intervento. Vediamo poi, magari voi tra 2 secondi vedete che è già stato fatto, invece sarà un processo molto molto lungo. Comunque ci rivedremo, quindi vediamo cosa succederà. Ecco che subito mi hanno chiamato al telefono, la reception, mi hanno detto il taxi è pronto. Mi hanno preso e portato direttamente alla clinica, un taxi particolare, loro giocano molto sui giochi di luce, tutti i taxi erano fatti in questa maniera e qui siamo arrivati alla clinica. La clinica molto pulita, molto, molto bella, con della gente molto professionale. E in un batter d'occhio mi ritrovo con una siringa pronta per iniziare con l'anestesia. Molto strano è stato la rasatura perché mi hanno segnato la parte frontale dove venivano applicati i bulbi e dopo una breve rasata ci ritroviamo con la boccia scoperta e quindi sembriamo una saponetta, ma vabbè. E dopo aver fatto il ritiro dei bulbi nella parte posteriore, inizia il vero e proprio trapianto, la vera e propria operazione. Questo purtroppo non ho potuto farlo vedere, perché purtroppo no, perché non è un bel vedere, quindi in quel momento sono stato 11 ore sotto, diciamo, le mani di questi professionisti che sono stati molto molto premurosi e sono stato molto contento. Alla fine poi la sera mi hanno riportato in hotel e non ho potuto fare subito il video perché comunque ero in uno stato che non era il massimo. Quindi vi lascio ai commenti conclusivi del giorno dopo. Eccoci qua, siamo appena tornati, ma appena no, diciamo che sono tornato ieri sera da finita l'operazione. Tengo a precisare che è andato tutto bene, tutto secondo i piani, infatti anche adesso sto bene, adesso sono le 2 più o meno del pomeriggio, sono stato tutta la mattina sdraiato, ho cercato anche poi verso fine mattinata di alzarmi e andare a fare colazione. Con la testa così com'è, non vi faccio vedere, ve la oblitero un po' perché se no non posso mettere il video su YouTube, rimarreste troppo scandalizzati. Sono stato molto contento dell'operazione. Non è una passeggiata, è sicuramente
Non dico che sia invasiva come operazione, ma è tutto il processo, tutto il processo di anestesia, tutto il processo di prendere i bulbi dalla zona donatrice e reimpiantarli. Ci ho messo 11 ore. Quei bulbi che sono stati innestati ricresceranno dei capelli forti, dei capelli che non andranno a cadere. Comunque sono molto competenti, sono stati molto bravi, anche il medico, il dottore è stato sempre vicino, mi ha rassicurato e addirittura mi ha portato lui in hotel alle 8 di sera. Io sono entrato alle 8 del mattino, alle 8 di sera mi ha riportato. Sono stato molto premuroso, sono stato molto contento, è una bella esperienza, nel senso anche se adesso comunque entro 2 o 3 mesi sarò con la testa che sono, però mi si accetterà anche così. Nei prossimi video comunque torneremo piano piano a fare alla normalità, piano piano a riportare contenuti tecnologici, quindi rimanete sempre sintonizzati, mi raccomando, e nel frattempo vi aggiornerò con questo trapianto come sta andando. Quindi se volete potete seguirmi su TikTok, che anche lì posterò i vari sviluppi del trapianto, e che dire, seguitemi. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo alla prossima, dai, rimanete sintonizzati. Ciao.